Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, Marco. Campanaro. Non si dimentica mai. Dato il buongiorno e il benvenuto all'interno di Tutti i figli di Campanaro al direttore generale della Lamezia Basketball, Bruno Bertucci. Come va? Ciao Giovanni, grazie. Buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori, grazie di avermi invitato. Prima, con Pasquale Tramontana parlavamo della vecchia C1, tu ne sai tantissimo di quella C1. È una ferita ancora aperta. Sì, assolutamente. Qual è il giocatore della storia del basketball Lamezia, anzi della Virtus Lamezia, che riporteresti idealmente nella tua Lamezia di oggi? Allora, io faccio due nomi. Uno lo faccio perché è la storia ed è anche un carissimo amico di Pasquale Tramontano, ma sta ancora giocando, quindi non c'è bisogno di riportarlo, da Gennaro Rubino, quindi non c'è ancora, resiste a 41 anni, quindi. Però dovendo fare un nome da riportare, io sicuramente riporterei Flavio Bianchini. Sì, un gran bel giocatore, devo dire. E invece il Lamezia di oggi si è mosso sul mercato? Questa è proprio la domanda che tutti si pongono. Penso di sì. No, allora, il Lamezia sì, diciamo, noi abbiamo, ci siamo dovuti muovere sul mercato estero, non per per obbligo, perché sinceramente abbiamo avuto varie trattative con giocatori italiani, ma purtroppo non è stato possibile concretizzarle perché c'era troppo divario tra domanda e offerta. E quindi, volenti o nolenti, poi siamo costretti a rivolgerci al mercato estero. Abbiamo in prova un ragazzo lituano che però ancora non sappiamo, cioè abbiamo valutato, ci è piaciuto il suo rendimento, ma non sappiamo se riusciremo a tesserarlo in tempo, perché purtroppo poi con l'estero ci sono queste difficoltà burocratiche dovute ovviamente alla distanza. Dammi la possibilità di tenermi il nome ancora riservato, perché sinceramente non avendolo ancora definitivamente tesserato, preferisco non dirlo. Tranquillo. Invece, guardando le foto dei tuoi giocatori, ho visto delle scene bellissime legate a Chris Longoria, una sorta di festa per il suo addio all'Italia. È un giocatore che ha dato tantissimo in questa prima parte di campionato ed è un peccato che ci sia stato tutto questo problema normativo, anche perché il giocatore e la persona, da quello che ho capito, valevano tantissimo. Guarda, Giovanni, secondo me voi avete affrontato il problema in maniera molto seria e precisa, anche con l'intervento di ieri del presidente Suraci. Questo degli stranieri secondo me è un problema che non può essere considerato un problema della Messia, un problema del Rende, un problema della società pugliese o della società siciliana. Questo è un problema di sistema, perché non si può pensare che almeno 40-50 società si siano messe in testa di frodare la FIBA. Esatto. È un problema di sistema e le società secondo me sono vittime di questa situazione, anche perché dal punto di vista umano noi abbiamo subito la situazione Longoria, nonostante noi siamo tranquillissimi di tutto quello che è stato fatto. Mi dispiace doverlo dire che qualcuno, diciamo in maniera secondo me un po' appentata, ha paventato la sua partenza come un'ammissione di colpa, come se di colpa qua si dovesse parlare, ma sinceramente ci passiamo sopra. Dal punto di vista umano noi abbiamo dovuto accontentare il ragazzo che da quando è scoppiato, diciamo, questa polemica non era più tranquillo, non era più sereno, arrivavano voci di tutti i tipi che prevedevano anche interventi di forze dell'ordine e cose di questo tipo, e il ragazzo non aveva più la serenità per restare in Italia, e quindi a malincuore abbiamo dovuto, anche perché io sono un autore delle squadre costruite a settembre, e intervenire sul mercato successivamente per noi comunque è molto difficile e molto problematico. Noi sul mercato abbiamo preso un fior di giocatore a gennaio, che è Riccardo Costa, e pensavamo di avere chiuso il mercato. Ci siamo trovati costretti a salutare in maniera veramente tra virgolette struggente per i compagni di squadra, perché il ragazzo veramente era un ragazzo umanamente di grande livello. E la cosa, diciamo, ha un po' segnato tutti quanti. Sì, me ne sono accorto a distanza, anche se non c'è tempo, perché domenica si gioca una gara importantissima. Non sarà il playoff, non sarà la finale dei playoff, però alla Lamezia arriva una vis lanciatissima, 11 vittorie su 11 partite, gran bella pallacanestro. Grande rispetto per il campionato della vis.
Io ho visto la vista all'inizio e sinceramente non potevo credere che quella era la vista, ma d'altronde hanno cominciato male per problemi non loro, diciamo, non di organico, non di valore. E infatti ora le 11 vittorie denotano quello che è comunque una squadra che è campione in carica, se così possiamo definirlo, visto diciamo la formula che penalizza la Calabria sotto tutti i punti di vista. E come giustamente ha detto Pasquale Tramontana, è una squadra di grandi valori umani, perché non si esce fuori dalla situazione tecnica in cui purtroppo per problemi diciamo di infortuni si erano trovati nel modo in cui sono usciti loro. Noi abbiamo fatto due partite quest'anno, una vinta in casa in cui sinceramente loro erano un po' maluccio, e abbiamo perso lì una partita magari regalando qualcosa a noi dell'ultimo periodo, però con grande merito loro, assolutamente, di grande lotta, di grande voglia di vincere, cioè dimostrano anche la partita che io ho seguito fatta da te con Rende, una partita che potevano tranquillamente perdere nell'ultimo minuto, ma sono stati in grado di vincere. Questo significa che è una squadra che verrà alla Lamezia per vincere a tutti i costi. Certo, ribadisco come ha detto lui, è ovvio che arrivare primi interessa a tutti, ci mancherebbe. Sì, sì, assolutamente. Non è nulla di decisivo, però secondo me sarà una grande battaglia, anche perché noi tecnicamente non siamo al 100% proprio per i problemi di cambio di roster. Allora, il DG di Bernardo Della Vista ha detto a più battute che vuole tornare in Serie B dopo tantissimi campionati vinti tra Calabria e Sicilia. La formula è strana, è davvero penalizzante per le squadre. La formula, perché veramente, secondo sì, me. Sì, sì, sì. Purtroppo sta succedendo nella maschile quello che è accaduto con il basket femminile. Prima formule stranissime per andare più avanti, poi magari ripescaggi all'improvviso e poi nuovamente formule stranissime che per andare su sembra quasi una lotta contro tutti e contro tutto. In tutto questo, qualche mese fa il presidente Pisani ha detto: stiamo pensando alla Serie B. State lavorando su questo? Ma noi è ovvio che ci pensiamo, nel senso che sappiamo che quest'anno per noi deve essere un anno di, chiamiamolo, di transizione, perché oggettivamente la formula è incredibile, è assolutamente incredibile pensare di poter vincere un campionato dovendo superare tutte queste fasi. Però cioè, nell'ottica di un continuo miglioramento è ovvio che noi dobbiamo pensare che nel breve volgere di un paio d'anni, due o tre anni, si debba arrivare in Serie B. Poi se saremo bravi e riusciremo a arrivare a fare qualcosa quest'anno, ben venga, non ci tireremo indietro. Infatti mi hanno chiesto, parlavo con un procuratore giorni fa, mi dice: ma scusate, ma se voi andate in Serie B poi ci restate? Io ho detto: che domanda è? Che facciamo? È ovvio, no, perché sai, tante squadre lo fanno, poi si trovano di fronte a questa assurda tagliola dei parametri della Serie B e preferiscono rinunciare, no? Credo che bisogna arrivarci, forse magari sarebbe anche un po' prematuro per noi, perché siamo ancora in una fase molto molto di costruzione, però è ovvio che cioè, se non provi ad arrivare a vertici superiori è inutile fare basket così. Avremmo dovuto fare una squadra tutta di ragazzi e lavorare in un altro modo. Allora, io apprezzo il pubblico di Lamezia, che è sempre numerosissimo, però il ricordo che porto con me del Palasport di Lamezia è una super partita tra Lamezia e Bernalda. Sono passati tantissimi anni, a Bernalda allenava... No, mi ricordo benissimo che a fine partita io ero talmente deluso e a fine partita fuori dallo spogliatoio cercavi di consolarmi, questo me lo ricordo. Bravo, sì, sono passati veramente tanti anni, sì, non so quanti, ma tanti. Nel Bernalda allenava Gianni Tripodi, giocavano Gramaio e Rossi Pose. E che pubblico c'era là? Fantastico. Quella è stata una bellissima serie. Il rimpianto è di non averla potuto giocare con la squadra al completo. Mancava Fabio Caruso, mancava Pate, si infortunò Prederi, eravamo veramente ridotti all'osso. Però la squadra allenata da Riccardo Cantoni veramente diede il massimo. Mi dispiace solo quell'anno non aver potuto fare gara 5. Si però, può tornare su quei livelli? No, io credo di no, perché là veramente parliamo di un'epoca in cui c'è una finale di C1 di quell'anno aveva veramente un livello secondo me stellare rispetto al basket di ora. E secondo me qua, io lo dico da uomo che ha fatto parte della federazione per 3 mandati, qua la colpa è solo esclusivamente della federazione, delle sue politiche diciamo abbastanza astruse, va? Sì, per sì. Usare un
termine. Così, o più che altro confuse, perché cambiano sempre, sono cambiate tantissime. Da quel campionato penso che abbiamo avuto 6-7 cambi di nominazione. Ieri commentavo su Facebook insieme a Pasquale Iracà, di fatti, la vicenda di un ragazzo che non mi ricordo in quale Cigold, mi sembra lombarda, non può giocare come italiano perché ha 3 anni pieni più un anno in cui ha giocato 10 partite, non 14 di campionato giovanile. Sì. E poi siamo all'assurdo. E ti dico di più, quando è uscita questa normativa, io ho preso l'esempio dell'allenatore vecchio stampo che esce per strada, trova un ragazzo di 18 anni, inizia ad allenarlo per un'estate intera, lo fa diventare quasi un giocatore, però questo non può giocare. E ti dirò di più, io se avessi un caso di questo tipo, mi appellerei sotto tutti i punti di vista alla sentenza, diciamo, da cui la tua trasmissione, del figlio di Campanaro. Di Gionzi. Perché là secondo me c'è un precedente che bisognerebbe usare, perché se c'è un ente... In tanti l'hanno utilizzato, ti posso dire. Che dice che è illegittima sta norma, la federazione secondo me dovrebbe prendere atto. Assolutamente. Bruno, in bocca al lupo per tutto e ci aggiorniamo prestissimo. Grazie Giovanni. Grazie. Alla prossima. Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, Marco. Campanaro, non si dimentica mai.